interpretare questo spirito e quindi non imporre alcun disegno, perché Milano è una città che non vuole padroni, non li ha mai voluti nella sua storia, non ci sono stati, poi finisce sempre male quando c'è un padrone, da Ludovico il Moro fino ad adesso è andata a finire sempre non benissimo. Quindi non qualcuno che imponga, ma qualcuno che assecondi, che faccia da regolatore, che faccia da regia, perché Palazzo Marino ha sempre avuto, indipendentemente, salvo alcuni periodi, da chi lo occupa, un prestigio per la comunità milanese che non ha mai avuto, che non c'è in altre città. Palazzo Marino è il luogo dove si risolvono i problemi, anche se non ci sono né i poteri né, né i soldi. Benvenuta l'assessore Cristina Tajani. Buonasera. Vuoi essere il testimone? È un gioco. Di Franco. Testimone d'accusa. Quindi... Ah, no. Va bene, una insert, volevi concludere? Concludevo dicendo, quindi ci vuole qualcuno, in questo senso parlo di partito della città, ci vuole qualcuno che in senso collettivo interpreti questo spirito, e quindi ponendosi come un arbitro in alcuni casi, in altri casi come guida, debba portarci in quella direzione. La grande differenza rispetto al 2011 è che allora era un uomo un simbolo, no? Cioè il nome del sindaco era quello che sintetizzava per la sua storia personale, politica, per la sua figura, sintetizzava lo spirito di tutti, che era quello del dire conquistiamo Palazzo Marino. Adesso è una cosa diversa, io credo che si debba, visto che è entrata la Tajani, mi viene facile dire questa cosa. Quello che è avvenuto in questi anni è che sono entrate persone nuove nell'amministrazione, no? Che venivano o dalle professioni o dalla scuola dalla scuola elementare, come nel caso di Cristina, ma da molti mondi diversi. Sono entrate e adesso costituiscono un gruppo un po' rissoso, un po' come sempre, perché a Milano siamo tutti un po' del brontoloni, però che tirano in una direzione. Ecco, io credo che la scommessa sia che questo gruppo, inteso in senso lato, perché comprende anche chi sta qui dentro, chi la cittadinanza attiva, perché l'altra caratteristica che ormai c'è a Milano è che non deleghi niente, no? Non c'è una delega totale. Quando ho un problema, una cosa che mi interessa e che non è necessariamente il mio giardino, ma è a me interessa la città, mi interessa come vanno le cose, ecco, la cittadinanza attiva si fa attiva e quindi interloquisce. Dobbiamo riuscire a reinterpretare questa cosa che in passato è stato fatto dal sindaco, adesso deve essere fatto, come è sempre stato fatto, dai milanesi, quella che io chiamo la classe dirigente ambrosiana.